Radio Alce. Emozioni in FM. Radio Alce. Radio Alce. Radio Alce. Alce, emozioni in FM. E torna il tempo delle emozioni in FM su Radio Alce, sono le 20 precise, oggi è mercoledì 4 settembre 2013, vi saluto a tutti voi ascoltatori, chi vi parla è già Rolando Scheringi insieme all'interno di Alce Live Summer Edition, fino alle 21.30 con un sacco di amici che sono quelli degli After Work, tra poco li conosceremo, ma prima sigla. C'è Radio Alce che bomba, bomba, sopra questa onda, onda, ci regaleremo io e te un raggio di sole, lo sai. È pronta la valigia? Oh! Come fare senza mare, dove andare, sceglieremo una meta che ci bagnerà. Voglio stare sempre in acqua con la bocca salata e salire su una barca che ci porterà. Mentre la musica bomba, bomba, sopra questa onda, onda, ci regaleremo io e te un raggio di sole, lo sai. Mora bionda, sopra questa onda vedrai le stelle cadere qua giù e noi risalire più su. Tutto il giorno sulla spiaggia correremo tra la sabbia che ci scotterà. Voglio stare sempre in acqua con la bocca salata e baciarsi sulle labbra di felicità. Mentre la musica bomba, bomba, sopra questa onda, onda, ci regaleremo io e te un raggio di sole, lo sai. Mora bionda, sopra questa onda, vedrai le stelle cadere qua giù e noi risalire più su. Radio Alce, ritmo e simpatia. Lasciati sfiorare da un dolce universo di sapori. Fatti rapire dalla raffinata eleganza di una location davvero unica, storica. Il Real Borgo Eventi alla Vaccheria Caserta. Al Real Borgo Eventi lo staff dell'organizzazione Sweet Touch ti aspetta per le tue cerimonie personalizzate o per i tuoi momenti di relax nel massimo rispetto della privacy. La direzione del Real Borgo Eventi mette a conoscenza la sua clientela che è possibile acquistare i propri coupons di mare e di terra a 18 e 20 euro a persona. Non lasciarti stupire.
sfuggire l'occasione, prenota subito il tuo coupon. Indimenticabili per la location, ma anche per l'ottima cucina, basata sulla valorizzazione dei prodotti del territorio. E poi la pasticceria, tutto di produzione propria. E con il nostro servizio catering puoi anche prenotare cene e pranzi da ricevere direttamente a casa tua. Sweet Touch ti aspetta anche la domenica mattina per farti gustare tutte le sue bontà di pasticceria fresca. A Sala di Caserta, in via Pasquale Tenga 11. Per info contattalo 0823 30 26 13 oppure consulta il sito www.sweettouch.org. Radio Alce. Emozioni in FM. Radio Alce. Radio Alce. Radio Alce. Emozioni in FM. E siamo pronti per tornare in studio e quindi ridare voce alle emozioni. Dicevo, con me c'ho 1, 2, 3, 4, 5 baldi giovani dell'Afterwork, questa band alternative rock casertana, diciamo quasi nuovi drink perché è nata nel 2011 da un'idea di Luca Ruzza, che è stato illuminato sulla strada tra San Nicola e Caserta. Parlaci di questa illuminazione. È venuta a novembre del 2011, una grande illuminazione, diciamo, di rimettere una folgorazione. Su, sì, no, un'idea di rimettere su un progetto inedito e, diciamo, anche la voglia di risuonare con altri componenti di vecchie band come Alfredo alla batteria e Valerio Ziok alla chitarra solista. Poi con diciamo l'innesto anche nell'informazione di Elvio Iodice e di Cristiano Febbraio. Con Elvio abbiamo iniziato a fare le prime schitarrate per dire, a vedere un attimo come dovevamo inserire la marcia per poter partire, e poi ci siamo riuniti e proprio dalla prima prova è nata The Choice, che poi la sentiremo dopo, che poi è stata modificata, eccetera, eccetera. Quindi è stata una buona formazione sin dagli albori. Sì, sin dagli albori, appunto, che dalla prima prova, primo pezzo, è bellissimo, cioè non è da tutti, e noi abbiamo trovato questa sintonia da subito. Poi, dopodiché, abbiamo cercato di modificare le varie influenze di ogni singolo componente, appunto derivanti da varie esperienze passate, e abbiamo cercato di mettere tanta farina nel sacco, tra virgolette, ed è uscito fuori questo nostro sound, che lo cataloghiamo come alternative rock, che poi sentirete, fate le vostre valutazioni. Beh, l'alternative è una definizione molto ampia. Sì, c'è, infatti, dentro un po' di tutto. Ma è bello mascherarsi dietro alternative rock, appunto, perché uno dice, ah, va bene, cioè non si classifica solo un genere, ma è appunto una sperimentazione di varie esperienze. È anche un'idea quella dell'alternative rock. Infatti, sì. E noi proprio da quello che è il sinonimo, appunto, di alternative, quello della nicchietta, vogliamo cercare piano piano di arrivare a farci ascoltare il più possibile. E quindi partiamo dalle radio locali come Radio Alce e poi andiamo avanti. Speriamo. Noi stasera presenteremo questo EP che si chiama Work, Spend and Die. Work, Spend and Die, quindi lavora, sì, spendi e muori. Una prospettiva decisamente alternativa e interessante. Infatti, è proprio quello che rispetto allo standard della vita comune. Già, quindi proponete innanzitutto il lavoro, che è qualcosa già che è positivo, è molto positivo. In questa Italia fortissima rispetto ad altri paesi europei, che ci dà questa voglia di andare sempre più avanti e quindi di credere in noi stessi e farci ascoltare ovunque e di lavorare il più possibile, poi di spendere, ovviamente spendere, perché non sì, abbiamo i portafogli sono vuoti e quindi già abbiamo speso, e poi morire, che è l'ultima opzione. Morire, sì, è il nostro sogno, desiderio di tutti, dice, almeno quando finiamo poter prima morire, però almeno nel nome lasciate intendere che il lavoro possa esserci. Afterwork, mi veniva in mente il dopo lavoro, quello che sta vicino dopo alla lavoro. No, infatti di quando si torna da Napoli col treno. Noi all'inizio, diciamo, era proprio questo il significato, cioè dopo lavoro ci incontriamo per fare le prove. Infatti c'era chi proprio dal lavoro smontava, veniva in giacca e cravatta come il presente e quindi c'era. Quando ancora il lavoro c'era, quando poi aveva il lavoro. Che è diventato proprio un dopo lavoro, cioè nel senso che siamo senza lavoro, no, scherziamo, qualcuno ancora è diventato al posto del lavoro, dopo lavoreremo, no, è come una speranza che diventi un lavoro, un qualcosa di positivo per noi e ci dia quanti più frutti possibili.
quindi questo è il nostro, è il nostro nome. Facciamo fare un giro di voce. Facciamo, anche sì, a questi, allora, poveracci. Io sono Luca, quindi Luca. Passo Luca, chitarra e boss. E boss, sì. Adesso passo il bass, che è al Cristiano. Salve, io sono Cristiano, il bassista, e sto anche ai cori. C'è un coro monocefalo, che è un, sì, è un coro, da un solo, fa un corretto. È un autocoro, sostanzialmente. Sì, sì. Io sono Valerio e sono la chitarra. Io invece sono Elvio, faccio il cantante e anch'io ascolto Radio Alce. Bravissimo. Alfredo, batteria. Ciao a tutti, buonasera. Ma batteria come? 18-10. 18-10. Perfetto. Va benissimo. Col fondo alto un centimetro. Sì, 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 compratela tu, 54 pezzi. Esce pure Giorgio Mastrozza. C'è il cartonato di Giorgio, sì, Mastrozza, sì, che ti saluta appena sul mercatino casertano. Sì, 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 sì. Senti, che insomma, il gruppo, dicevi, è nato un po' per così, sperimentando, un po' per caso, sì. E poi praticamente si sono aggiunti tutti gli altri. Sì, poi si sono aggiunti tutti gli altri e, ti ripeto, da subito abbiamo cercato di, sì, con le varie influenze abbiamo cercato appunto di costruire un sound che stiamo ancora comunque perfezionando, perché ovviamente non si finisce mai di imparare, di buttare dentro il pentolone di questo alternative, come avevo detto prima. E poi nel maggio del 2012 abbiamo fatto la nostra prima apparizione nei locali casertani con un contest che siamo arrivati secondi per un punto di scarto, chissà, chissà come va, però va bene, andiamo avanti. Questa è una critica a chi è arrivato primo. No, 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 i ragazzi che sono arrivati primi meritano. E forse era un po' mal gestita la situazione, però non vogliamo fare, ma certamente se non, questo è un contest di band, c'era rock, sì, sì, c'era, sì, sì. No, c'era, a noi, tutto, a noi l'importante era appunto farci ascoltare, far ascoltare quello che nella saletta è uscito. Poi comunque siete riusciti ad avere un buon, siamo, risultato, sì, 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 sì. Infatti essere passati già al turno successivo e poi arrivare in finale, sono, ed arrivare secondi, sono soddisfazioni che rendono omaggio al lavoro che stiamo facendo e quindi ci danno la forza di continuare e andare avanti. Poi abbiamo continuato per le altre serate, organizzazione calendario, quindi abbiamo partecipato anche ad altri contest sempre regionali e anche uno nazionale, che è quello lì della selezione primo maggio, che ci ha dato una bella visibilità. Infatti abbiamo avuto un 1200 visualizzazioni per quanto riguarda il nostro primo singolo, che è The Ocean, che tra poco ascolteremo, quindi sono soddisfazioni che piano piano stiamo mettendo in cantiere per portare avanti il nostro progetto, quello di Afterwork. E il primo EP è quello che speriamo ci dia il giusto lancio per una buona promozione. Ne parleremo adesso, subito dopo aver sentito la prima canzone. Direi di partire proprio con il vostro primo con brano come Afterwork, The Ocean. The Ocean. Vuoi dire qualche parola prima dell'ascolto? No, te lo dico dopo. Cioè, no, ce la dici dopo. Allora, gli Afterwork, era The Ocean, appunto il vostro primo singolo prodotto, il vostro, sì, primo singolo. Singolo, sì, è uscito nel dicembre 2012 in una versione un po' poco diversa e poi rielaborata appunto per l'EP. E questo appunto, come stavamo dicendo prima, ci ha dato tante soddisfazioni, come quella parte della visibilità, perché abbiamo avuto... Questa è quella con cui avete poi partecipato al, sì, contest, sì, sì, primo, sì, maggio, sia all'altro contest? Sì, c'era sempre, sì, c'era sempre, quindi in ogni contest la mettiamo come cavallo di battaglia. E quindi è particolare anche perché ci manda in uno stato... uno stato indipendente. Indipendente, sì, proprio... Infatti l'emozione che da noi cerchiamo di farla... arrivare anche a chi l'ascolta, speriamo di riuscire in questo messaggio. E appunto, come stavamo dicendo, ha avuto un bel po' di visualizzazioni, non solo su appunto sul contest del primo maggio, ma anche su SoundCloud, su Bandcamp, dove c'è attualmente l'EP da scaricare e da ascoltare, quindi ha avuto un bel quasi 2000 da scaricare a 1 euro a canzone, sì. 5 euro tutto l'EP, è proprio niente rispetto a quello che abbiamo speso, no, e quindi è appunto per dare valorizzazione a questo progetto e far sì che a breve esca anche il nostro album,
Quindi questo è il nostro piccolo biglietto da visita, che vogliamo trasformarlo in un vero e proprio album. Questo è un assaggio, quindi. Questo è solo un assaggio. È un progetto che comunque già sta in prosecuzione, l'album. Sì, infatti l'album sì, sta già in fermento. Cioè adesso stiamo elaborando i nuovi pezzi, appunto, che ascolterete nei prossimi live. Quindi tutti i nostri pezzi inediti che faranno parte, appunto, della raccolta dell'album. Quindi questi sono la piccola infarinatura, diciamo, del nostro genere, di quello che facciamo normalmente, più la curiosità ad ascoltare gli altri 7 brani, perché in totale sono una bella scaletta di 12 pezzi, più ogni tanto mischiamo anche qualche cover, qualcosina. Ma cosa di neomelodico, prima diceva neomelodico, sì, 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 noi ci ispiriamo tantissimo a Franco Ricciardi, a Nico Desideri, Ciro Botrugno, ovviamente nulla a togliere, ma scherziamo, eh. Quindi anche in quel mondo si può essere alternative, decisamente. No, ovviamente. No, ma infatti col nostro genere, se qualcuno canta neomelodico sopra, secondo me esce una grandissima. Esce un grande neomelodico. Esce un grandissimo neomelodico alternative. Secondo me spacca. Quindi questa è. Ripetiamo, è un pezzo che fa parte dell'EP. E che adesso ascolteremo. Meglio di ascoltare anche la seconda. Cosa vuoi farci ascoltare? Io farei ascoltare proprio la title track, che è Walk, Spend and Die, da cui prende il nome, l'EP, che appunto è un altro cavallo di battaglia. Quindi noi lo utilizziamo proprio per prendere energia e carica durante i nostri live. Quindi un bel invito all'ascolto. Va bene, allora ascoltiamolo e poi torniamo subito qui in studio con gli Afterwork. Radio Alce, emozioni in FM. Radio Alce. Radio Alce. Radio Alce, emozioni in FM. La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e, se locale, è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri. A Radio Alce è scattata l'operazione Alta Quota. Fai decollare i tuoi affari. Fai conoscere ancora di più la tua azienda e ciò che offre con soli 5 euro al giorno. Per saperne di più, contattaci allo 0823 32 78 71. Radio Alce. Operazione Alta Quota. Ancora in studio, ancora Alce Live Summer Edition, ancora gli Afterwork. Abbiamo riso un po' anche con Alfredo, che è un po' la nota comica del gruppo. Io ricordo ai fan che vi stanno ascoltando che possono intervenire in diretto, anche i non fan che vorrebbero diventarli, o quelli che erano fan e vorrebbero non più sentirvi, che possono intervenire in diretta mandandoci o un sms o un messaggio WhatsApp o un messaggio su Viber al 388 738 6636, oppure possono intervenire telefonicamente lo 0823 32 78 71. E Alfredo vi racconta anche una barzelletta, se chiamate. Se chiamate. Dopo ce la racconti lo stesso. Allora sentiamo Elvio, il cantante, che non si ricorda la spiegazione della canzone, però io gli chiedo subito. Work, spend and die. Lavora, spendi e muori. Mi fai una classifica di preferenza tra queste tre cose? Allora, al primo posto la cosa più bella è die. Cioè morire. Al primo posto lavorare. Ma dai, nel senso forza, vai, dai. Dai, dai. Nel senso, dai coraggio. No, morire, no, proprio. Morire proprio. Sì, proprio la morte, sì. E poi dopo lavorare. E poi all'ultimo spendere. Perché giustamente alla fine c'è il piacere. Tu sei vegano dei soldi, praticamente. Non vi pronuncio. Non prendi soldi. No. Questo modo particolare di essere vegano, praticamente, è comodo, andare a fare live la quota sua presenza la prende, cioè giustamente. Vegano, il potere del vegano. Senti, il punto salutiamo tutti i vegani. Il punto di vista del cantante, come dice Elio, raramente le più fighe si fa. Qual è rispetto a... Non è assolutamente vero. È una bugia, non è vero per niente. Dal punto di vista del cantante,
Comunque, secondo me, come direbbe Ligabue, non dovete badare al cantante. Me lo ripete sempre Alfredo ogni volta che c'è una discussione, una cosa. No, assolutamente, per me è una cosa parte prevenuta. Io lo ascolto, Alfredo, a differenza vostra, Alfredo va ascoltato, va assolutamente ascoltato. Nah, il punto di vista del cantante, sono molto teso, perché per me stare in radio è una cosa bella, mi piace stare in radio, è bello e altrettanto emozionante. Comunque, dal punto di vista del cantante, è divertente, è molto molto divertente, perché a differenza dei musicisti, che non devono stare molto molto più attenti al cantante, il cantante si diverte di più. Grazie, avete parcheggiato in seconda fila, questa sta una sensazione. Stanno suonando, c'è qualcuno che suona, parcheggiato in terza fila, non sapremo. Non sai in niente. Quarta fila Alfredo ha parcheggiato. Va bene, poi ne parliamo dopo. E quindi lo trovo una parte molto divertente, ma altrettanto impegnativa, ma non tanto impegnativa quanto quella del musicista. Quindi praticamente non ho capito. Invece non ve lo dico. No, invece lo dico. Perché sta apologizzando sul fatto che non lavora, secondo me. Cioè, sì, hai studiato il brano? Sì, come no? Esatto, perché alla fine vai là, la posizione del chitarrista, caricano, vedi? Tutta questa roba in macchina, stanno 3 ore a vedere la giusta disposizione, la vocina, e arrivo lì tranquillo, la valigia giusto per far vedere quella valigia, in realtà è vuota la valigia, non c'è nulla, manco le risimo ci metti dentro, zero, c'è aria, nemmeno l'aria, non c'è nulla, manco i testi, neanche i testi, zero, è una valigetta vuota. Poi che devi stare attento quando gioca a calcetto, poi prendi freddo, il mal di gola, queste cose. Poi loro sono buoni, come Elvio, mi raccomando, copriti, mettiti la sciarpetta, perché mi raccomando, ci vogliono bene, è una cosa fantastica. Sì, è un po' la mascotte praticamente, diventa il cantante. Sì, direi di sì, non lo so, secondo voi sono la mascotte? Abbondantemente. Sono più di una mascotte. Sentiamo la posizione, perché è la mascotte? Valerio. Il chitarrista. Ma no, ma non lo so. Non ha capito la domanda, però ripeto. Perché Elvio è la mascotte? Perché diciamo che... Non simpaticone non fa niente. Alla fine, quindi. Ma metti lì, è tenero. Sì, mentre noi stiamo lavorando. Si vede che sei chitarrista. Guarda, vede cosa stiamo. Avvicina facendo. Il microfono. Entra in saletta. Prima ma come si riconosce il chitarrista in radio? Perché c'è il microfono a chilometri di distanza. È convinto che come la chitarra, lui abbia un filo che entra nell'amplificatore e poi viene ripreso dal microfono del service. Non è così. Non funziona. Vorrebbero farli così. Secondo me. L'attacco nella trachea. C'è nel Canon delle già sarebbe una grandissima. C'è il Canon qui che parte automatico. Beh, a parte i ritardi, però. A parte i ritardi, che poi entra in saletta, si ambienta prima. Voi provate in un garage, in una cucina, in un salone, dove provate? No, una saletta, però lui viene con calma. Una saletta vostra oppure dovete prendere? Quindi c'è il tempo. Affittiamo una saletta. La affittiamo. Sì, sì, sì. Non corriamo qua. Cioè, no, non so, magari il cantante investe, fornisce i soldi, gli spazi. Oltre alla mascotte, finanzio anche. Finanzio anche oltre che essere la mascotte. Da qui spend, diceva Alfredo. E qua c'è tutto, lo spend c'è tutto. Qua ci sta tutto. Speriamo che il day arrivi alla fine, molto lontano. Si allontani parecchio, insomma. Prima il successo. Sì, prima il successo e poi dai, si spera. Come sta andando? La seconda posizione di più, dai. Dai, c'è l'incoraggiamento, sì. E non che non è muori. No, mio Dio, molto triste. Invece il batterista dovrebbe essere l'alternativo, io lo vedo molto tranquillo, sì, è più il chitarrista l'alternativo. Chi dei due? Ma un po' tutti e due, vabbè, lui è il boss, vede tutto con distacco, lui comanda e basta. Invece lui è l'alternativo, il piccoletto. Vabbè, per non parlare dei coristi, che sono tutti in uno solo, cioè... Quando fa il coro smette di suonare il basso. Proprio... il cervello è unico, praticamente, sì. No, però sai, la schizofrenia non ti lascia mai solo, quindi vuole essere simpatico. Sì. Cioè, ma diciamo che work spend die, work die e spend. Perché? Hai dato una risposta a una domanda non richiesta, ti faccio i miei complimenti. Mi riallaccio alla domanda di prima. Rifacci la classifica, qual è l'aspetto? Com'è? Work, die e spend. Dai, sempre dai oppure dai? No, dai inteso proprio come dai. Cioè. No, dai, cioè, non basta. Sì, basta.
Perché lavori, spendi, no, lavori, muri, compri la cassa. Hai un non so che... comunque è un batterista che ha un non so che di marzulliano, questo sì, 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 cioè... mi piace, cioè non mi piace. Cioè come ti piace o non ti piace? No, non mi piace. Non ti gusti? Diciamo che sì. A Cristiano piace il marzullo. Veramente, Cristiano? Non aspetta, allora no, sentiamo perché il bassista ama Marzullo. Sentiamo, sì, 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 dai, dai, dai. No, no, non ne ho la più pallida idea di chi è Marzullo. Ah, per questo è per questo che ha vissuto. Ma, io lo vedo come infatti molto spensierato. Io sì, ho la fortuna di essere il più piccolo in realtà. L'età come state messi? Qual è un po' l'età? Sentiamo un po'. Io dovrei avere 22 anni, Cristiano. Luca ne ha? 31. Valerio, la chitarra solista? 28. Elvio, il cantante? 30. E il nostro Alfredino? 15. Invece? Ha una coscia. 30, vabbè, però state... Tra 15 e 30. Io sono 15 anni, voglio dire. Sì, sembra tutti un po' bimbi. Non lo sapevo, sì. Dai, Alfredo. Alfredo sembra molto più vecchio, però devo dire. Sì. Se li porta male, Alfredo. Senti, è la tua posizione da 22enne su Work, Spend and Die? Ma se vogliamo tornare seri, appunto, ci proviamo a tornare seri. Work, Spend and Die è una critica, diciamo, alla società moderna. Appunto, lavora, spendi e poi muori. Cioè, una vita intera passata a lavorare, a spendere e alla fine si muore. Cioè, non c'è qualcosa che non quadra in questa normalità di oggi. È quasi la vita che diventa un luogo comune a questo esatto punto. Esatto, manca qualcosa in questo ciclo assurdo, possiamo dire. E cosa vorresti inserirci in questo ciclo? Attenzione. Ma non so, è una bella domanda in realtà, perché purtroppo ci hanno abituato a questo da sempre, da quando c'è memoria. Cioè, in realtà non credo che noi viviamo unicamente per lavorare, spendere e alla fine terminiamo appunto questo ciclo con la morte. C'è un'alternativa alla morte. Non alla morte, ma un'alternativa al lavoro e allo spendere che dovrebbe esserci, o comunque non dovrebbe essere una priorità, semplicemente. Vedi, chi lavora è d'accordo. E io istantaneamente. Sì. E in realtà io. E lui ricordava, se fate cantare lui, vedi. Cioè, funziona. Lui fa il corista. Esatto. Però vedi, come front. In realtà io vorrei porgere una domanda ai nostri buoni ascoltatori. Sì. Si vive il domandino di Alfredino. Esatto. Si vive per lavorare o si lavora per vivere? Però non dovete. Però non dovete rispondere. Spirito di Soren Kierkegaard. Vieni in mezzo a noi, praticamente. Dovete rispondere su WhatsApp o su varie. Dovete andare fuori casa di Alfredo, citofonare. Dovete telefonare o venire qui sotto e citofonare. Quindi farci compagnia, insomma, via citofono, via telefono. Insomma, vogliamo sentire la vostra voce, insomma. E quindi fatevi sentire. Fatevi sentire. Dai. Non intesa di morire, dai, proprio. Dai. Dateci dentro. Però mo torno un attimo a Luca, un po' sì, il boss, serio, dai. Fa il serio. Comunque in questa critica decide di dare questo titolo all'EP, è già un segno forte. Un segno forte, sì, di quello che appunto, come diceva anche Cristiano, è il segnale che noi vorremmo dare di ripresa, tra virgolette. Però purtroppo è il segnale della realtà, cioè di quello che viviamo, sembriamo delle macchine appunto sorvegliate, video sorvegliate da una società, da un sistema che è sbagliato, tra virgolette, e non ci dà più quella gioia, tra virgolette, di vivere, quello che appunto si chiama divertimento e vita extra lavorativa, cioè vedere un attimo già il lavoro solo. Però per come stiamo messi sarebbe sì, importante. No, vedi, infatti sono gli incubi, perché purtroppo pensare al lavoro sono incubi che la notte tutti fanno, quindi pensare al domani, se sarà come ieri e se ci sarà futuro. Questa è la cosa principale. Speriamo che le cose cambino e quindi non siamo ci togliamo il ruolo di robot e diventiamo delle persone vere. Cos'altro ascoltiamo? Adesso ascoltiamo The Choice. La scelta. Perché la scelta è nostra. Aspetta, c'era questa dedica fatta. Perché è stato. Adesso sarà un momento. Questa cretinata è diretta. Allora, The Choice. The Choice dedicato a Maria con un forte ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo.
orrore, voglio dire. E alternativo. E questo era The Choice, noi siamo su Radio Alfredo, e per chi era questa canzone, Alfredo? Maria, c'è la richiesta proprio. Ah, con un forte ti amo. Che meraviglia. Che meraviglia. Il potere della tecnica che noi adesso però silenziamo, ecco. Sì, hai ragione. Sì, no, ma abbiamo tante cose fighe, vediamo un po', questo è un po' diverso. Va. Vedi, questo è un po' diverso. Vabbè, dopo vi faccio divertire. Nel caso di altre Marie possiamo divertirci secondo altri parametri. Allora, The Choice, la scelta. Sì, la scelta è nostra. La scelta del titolo? La scelta è la scelta. Allora, prima faccio parlare Elvio. Facciamo parlare Elvio, che è preparato sull'argomento. Sì, la so. La accendiamo. Sei pronto, Elvio? Sei prontissimo. Sei sicuro? Ti sentiamo bello pronto? Eccomi. Allora aspetta, prima di rispondere vediamo se ce l'ho, perché la volta era figa. No, non ce l'ho più, no. peccato, no, ecco qua. La so, la so. Allora rispondici a questa domanda. Perché The Choice? Allora, The Choice. Quali sono le opzioni? No, vabbè. Aspetta, sto morendo. No, cioè, è bellissima questa cosa. Hai vinto. Diciamo. Sono un mostro, ho già vinto. Mazza, è stato difficile, però ce l'ho fatta. Allora, The Choice. The Choice parla di una storia d'amore. Una relazione a distanza che arriva a un certo punto dove appunto bisogna prendere una decisione se continuare in questo modo o lasciar perdere. È una cosa che si ripete molto, sì, molto spesso nella realtà di tutti i giorni. In passato l'ho vissuta personalmente questa cosa, quindi il testo è anche un po' autobiografico, e quindi parla dei problemi come la mancanza di un lavoro, la distanza, e quindi da lì la scelta e la forza di andare avanti o lasciar perdere. Quindi parla della forza della coppia, dell'amore che c'è nella coppia. La coppia. Uomo, donna, uomo, donna, donna. Oppure motore, c'ha la coppia, la macchina. Sì, anche. Altro tipo di coppia. Senti, aperto comunque con questa cosa, un argomento interessante. Un po' i testi, qual è l'ispirazione? Chi li scrive? Quindi sei tu, sì. Come dire, colui che dà vantaggio al gruppo, oppure la fonte di ogni guaio, in caso qualcosa? Tutte e due le cose, tutte sì. Tutte e due le cose. Com'è? Fonte di preoccupazione, fonte sì. Di preoccupazione. Perché i ragazzi suonano, ma non sanno quello che dico. Ah, va bene. Quindi loro si fidano di me, mi vogliono bene, capito? Si fidano. Ci farei anche un'intera canzone a supercazzole, nessuno ci farebbe. Assolutamente sì. Anche tu canti, ma non sai quello che noi suoniamo. Alfredo, però microfono, ripetilo adesso. Ripeti. Ho detto anche tu canti, ma non sai quello che noi suoniamo. Quindi, vabbè, in questo caso nasce prima il testo, la musica, come vi regolate? L'uovo e la gallina, cioè, ok, Valerio. Cioè io, sì, nasce prima la musica, nel senso la proviamo, nel senso io ho un'idea, la portiamo in saletta, ci lavoriamo sopra e cerchiamo di arrangiarlo, poi col testo vediamo come aggiustare, come rifinirlo. Poi la palla passa ad Elvio e poi c'è Google Translate e poi c'è... No, Google Translate. No, sì. Mio Dio, Google Translate, fantastico. Io nato casa, io. Poi nato mare. Però in inglese, poi al contrario sarebbe più difficile. Quindi un po' i temi sono un po' i tuoi, quelli che metti nelle canzoni. Sì, un po'. Vabbè, in questa canzone sì, il tema è molto personale. Però in altri pezzi, diciamo, nascono da fatti comunque. No, disagi, no. Sono... Cristiano diceva disagi, ma non è vero. Come siete positivi, è una cosa bellissima.
No, prendono comunque spunto da fatti reali, quindi dalla realtà che ci circonda, dalla società, dai giornali. Pronto? Sì. Ok. No, però sono rimasto solo, ragazzi, pensavo... dove siete? No, pensavo che proseguissi. Ah no, invece ho finito. Ti fermi lì. ti fermi proprio lì. Invece musicista fondamentale lui, soddisfatto poi dei testi dopo aver fatto la musica? Sì, sì. Dopo che l'abbiamo capiti, sì, dopo che me li ha spiegati. Quindi sì, dopo che ce li ha spiegati, sì. Poi lavagnetta. Ultimamente molti testi li stiamo facendo... Quasi insieme, sì. Anche perché si trova molto bene a scriverli a casa mia. Ah sì, questa è una curiosità. Questa fa, vediamo questa questione. La casa, sì, col microfono. Sì, è giusto, dimenticavo. Il microfono non è wireless. Non è wireless. No. No, ma anche se lo fosse dovreste passarvelo lo stesso. In ogni caso sì. Sì, sì. Sì, è vero, maledizione. Prima o poi lo faranno. Comunque, no, c'è questo fatto che ultimamente ho scoperto che mi trovo molto bene a scrivere a casa di Valerio. Sarà perché si mangia bene, poi non lo so. C'è la mamma che cucina bene e lui che cucina bene. Sì. Sì, mi piace l'ambiente che c'è a casa di Valerio. È tutto molto così tranquillo. C'è molto silenzio. Dire la verità, dove abita lui passano poche macchine, c'è molta pace. Poi siete tutti di Caserta, no? Diceva, tra Caserta e San Diego. È un mix. C'è Luca che è del Burundi. Poi c'è Burundi. Cristiano. No, non è vero. Luca, dillo tu, di dove sei? Io Albania. No, scherzo. San Nicola the Street, sì. E quindi grandissima metropoli in provincia di Caserta. Certo. E quindi poi c'è Cristiano. San Mauro. Frazione di Castelmorrone. Sì, sì, sì. Attenzione, c'è frazione di Castelmorrone. C'è il Morronese che, esatto, vi che dà la qualità. Però è più vicino a Benevento che a Castelmorrone. Quindi realtà. Sei più verso Limatola. Esatto. Adesso tocca a Valerio, che già lo sappiamo. Di dove sei? Ma no, ma lo sono anche a casa perfettamente. Tu sei di casa tua? Io sono di casa mia. Proprio a fianco al mio vicino. Di dove sei? Casa Pulla. Di casa Pulla. Sì. Io sono di Caserta. E Alfredo è di? Il cittadino del mondo. Cittadino del mondo, dici bene. Mi muovo in roulotte o in camper. Attualmente in quale zona di posto, ma di sosta, diciamo, abusiva hai parcheggiato? Tecnicamente sono di Recale. All'anagrafe. E anche fisicamente. Sì, sei di Recale, cioè, ti riempiono, sì, di Recali, sì. Praticamente. Sì. Aiosa. Sì, dobbiamo capire se sono buoni o cattivi Recali. Recali. E anche tu hai ispirato qualche canzone? Sì, al treno. Uscirà fra poco, perché da casa mia ce l'ho praticamente dietro la stazione. Mi passa sull'orecchio. Te lo trovi in camera il treno. Sì. Il prossimo pezzo degli After, ve lo diciamo in anteprima, Train. Che racconta la storia di questo trenino di bambini che nei momenti meno opportuni passa, tipo quando stai là per prendere sonno. No, sì, e io lo so, e quindi praticamente lui lo sa, cioè. Il treno rispetta le leggi di Murphy. Sì. In pieno, perfettamente in pieno. E quindi, insomma, è un po' complicata come cosa, però è abbastanza tranquilla come cittadina, a parte qualche sparo. No, non si fa il vino con l'uva, certo. Sì. C'è il famoso vino con l'uva di Recale. La tranquillità, no, regna. Noi avevamo, sentendo Alfredo, a me viene in mente il fatto che avevamo una volta un programma che adesso non... ecco qua, cioè ti mando proprio la base. Così, come si chiama? Così treno. Ti continuo. No, si chiama Parliamone. Parliamone un po'. Quindi tu parli con Alfredo e Alfredo parla per tutto il giorno. Ti racconta i fatti suoi. Allora, parliamo di treni con Alfredo. Treni, sì. Esperto di treni. Sì, sì, è sta maledicendo il fatto che non ha pronunciato la parola. Sta maledicendo. Poi c'è treno e treno, ha gusti strani. Esatto. Chi mai cecate, come si dice al regalo. Va bene. Detto il regalese stretto, sì, di italiano, sì, diventa... veramente. Chi mi ha cecato. Chi mi ha cecato. Che ci sono problemi seri. Yeah.
Chi vi ha tolto la vita? Ma avete pensato di fare delle intro di cabaret o qualcosa del genere? Piano piano ci spettacoli. Senti, torniamo al boss. Ah, al boss, dal basso al boss. Dal basso al boss. Buonasera. Buonasera, boss. Leggevo prima che voi fate praticamente solo pezzi vostri. Sì. Quindi i vostri live. Come sono? Si limitano a 5 canzoni. No, no. Abbiamo c'è qualcuno che dice di sì. Cioè. Quindi voi arrivate lì, fate mezz'ora di musica e. No, li mandiamo a ripetizione, perciò. Quindi saranno sono 20 pezzi, sono sempre i 5 ripetuti per quarto volta. No, e ci sono altri pezzi che appunto stiamo elaborando in questi giorni per l'album, ma non solo per l'album, appunto per i prossimi live che dobbiamo a breve. Ecco, a breve dove possiamo andare ad ascoltare? C'è già qualche allora, data? Sì, una bella data a Viareggio, se volete venire. Ah. Il 19 ottobre organizziamo il Pullman Caserta Viareggio. E no, poi stiamo proprio in questi giorni definendo alcune date. A breve uscirà il calendario sulla nostra pagina Facebook. Quindi vi cerchiamo su Afterwork. Afterwork, scritto tu in stampatello, perché non abbiamo capito come mai Facebook, se lo scrivi in corsivo, non ti trova. Non ti trova. Quindi vabbè, è facile, poi guardate la nostra copertina, quelli siamo noi, e quindi è facile vedere tutte le notizie, tutte le varie spettegulezze. Sì, tutte le tutto il gossip dei Afterworld. Cristiano nudo, quindi tutte queste cose qui, quindi Cristiano stamattina notizia, Cristiano stamattina ha mangiato i biscotti, quindi, e tutte le fans stamattina alle 2 quando mi sono svegliato, alle 2 di pomeriggio. Cioè, domanda a caso, beccato in piedi. Ha mangiato biscotti. No, non devi mangiare. Non devi mangiare, non si mangiano i biscotti. Cioè, poi li hanno cotti due volte, sono biscotti, cioè fanno male. So. Poi diventi tutto ciccio e brufoli. Sì. Come? Nel giotto dei biscotti. Quindi ritorniamo seri un'altra volta. E c'è questo andirivieni di serietà, mi piace. Sì. Sempre poco. No, fammi fare il serio. Fa il serissimo. No, e quindi questo è il. Parliamo delle influenze, dai. Allora, mi faccio la tua domanda. Parliamo un po' delle influenze. Vi ammalate spesso? Sì. No, Elvio quest'anno ha avuto 3-4 mal di gola, tracheite. Cioè, meno male che sei il cantante, cioè. Sì, no, quello è il bello. Infatti abbiamo fatto spettacoli muti per. Sono strumentali. No, a parte questo, le nostre influenze, appunto, come dicevamo prima, derivano da varie esperienze singolari. Che in questo pentolone ognuno di noi ha buttato il suo. Io, per dire, ci ho buttato un po' di quello che c'era di rock italiano, un po' di qualcosina di straniero. Poi Cristiano, che ci ha buttato Cristiano? Io ci ho buttato un po' di grunge, un po' di hard rock. Valerio? L'amore. Ora ci ho buttato l'amore. Ci ho buttato dentro l'amore, è la simpatia. Il cantautorato d'amore italiano. Sì. Un po' Bersani. Ma sì, ma soprattutto simpatia. Un po', sì, infatti, proprio io te già indovino tu se ascolti Bersani, poi quelle cose tipo Johnny Dorelli, Albano. Sì, il primo Johnny Dorelli. Il primo Johnny Dorelli, Albano. Però poi alternativi, il secondo però Battisti, non il primo. Poi ce li vedo un po'. Sì, sì, mi rifaccio molto. C'è molto Battisti, anche se come Samuele Bersani, cioè lo vedo proprio. Sì. Zarrillo poi Baglioni. Invece il cantante che ci ha buttato. Il cantante ci ha buttato un po' di. Non è vero. Non è vero, è un po' di glam, ma non è tutto glam. Ci ho messo anche un po' di hard rock anni 70, un po' hard rock anni 70, è un po' di hard rock anni 70, rock anni 70. Non so senza perché, ma secondo me tu ci hai messo molto hard rock anni 70. Guarda, ma come fai a indovinare? Questo è un mostro. Queste idee, e secondo me anche un po' di Cristina D'Avena. No, ma come fai a indovinare? Ma si vede proprio. Io cioè. Guarda, cioè, potresti essere un componente del gruppo di Mirko in Kiss Milicia, guarda. Cioè. Io li adoro, i Beehive. Sì, è vero. Non è una cattiva idea. Ketchup e maionese. però vi serve il gatto Giuliano. Se trovate un gatto di 16 kg, il gatto era immenso praticamente.
No, niente, io come influenze diciamo che ascolto da piccolo lo Zecchino d'Oro. Quindi praticamente... Quindi Mago Zurlì. Sì, sì. Tra Zecchino d'Oro, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, insomma. Giorgio Vanni è grande voce. Niente, in realtà io sono un po' l'anti afterworkiano del gruppo, nel senso che il momento di Alfredo mi ispira, non so perché. Quando parla, diciamo che io ci butto un po' quello che è il pop rock fondamentalmente. Cioè, e lo faccio con quest'area sconfitta perché mi trovo in ecco qua, mi trovo in saletta a pulire i loro. Cioè, tu c'hai quello che arriva col grunge, quello rock anni 70, invece se c'avevi dello stereo in macchina, che ne so, Eros Ramazzotti. No, cioè, tu arrivi così, ma che è sto posto? No, cioè, forse non ce l'ho. No, ce n'è una sua, quella là con i Tazenda. Come si chiama quella canzone? Domo Mea. Dai, Domo Mea, bravo, ma è l'unica, vero? Solo sì, è il 2006, era, se non sbaglio. Un po' di Toto. Sì. Diciamo che ho iniziato. Allora, c'è tutta una storia. Io ho iniziato a suonare la. Aspetta, diciamo che ho iniziato a suonare la batteria. Ha iniziato a suonare la batteria negli anni 70. Sì, negli anni 70. Con i rock anni 70. Diciamo, la mia prima prova l'ho fatta. Se no, perdete un sacco di tempo prima di iniziare a provare. Se Alfredo inizia a parlare. Sì, perché poi è un bordello. Però niente, ho iniziato il rock anni 70, poi man mano sono andato avanti, ho studiato, ho avuto influenze jazz, latin, e poi mi sono appoggiato, nella vecchiaia proprio, mi sono appoggiata proprio sul pop, perché è il genere che meno ti stanca, cioè no, è una strozza. Sì, è vero, però non è per quello, voglio dire. Niente, perché poi avendo provato un po' di generi, di stili, sai, a un certo punto ti accorgi che tante cose che fai nella musica, cioè di tante cose che impari, quindi tra i vari studi e le cose, vedi che fondamentalmente l'80% di quello che suoni nei brani è fondamentalmente ritmica e qualche feel, e quindi molto così mi sono lanciato un po' sulla musica leggera. Parliamo, sì. Avete ascoltato? Parliamone un po'. Va bene, va bene. Mi piace, cioè, vai solo l'angolo, parla con Alfredo. Perché non lo mettevo? Sembra un jingle di Radio Maria. Ok. Hai trovato lavoro. Come jingolista. Jingolista. Provocatore piace. Di jingle. Ti vedrei bene a fare. Niente, assumiamo il genere. Rock italiano. Grunge. Metal. Garage band. No, garage band. Hard rock anni 70. E pop contemporaneo italiano. Pop metal. Pop sì, metal. Vai, si può dire. Sì. Albano c'è. Cioè, Eros Ramazzotti è decisamente pop metal. Esatto. Un po' di brutal jazz. Ma diciamo che a questo punto il prossimo brano lo presento io. E si chiama My Private Hell, che in realtà parla della storia la triste storia del mondo di oggi, che parla insomma delle prostitute che vengono ingannate e quindi portate nei vari paesi con l'idea di avere un lavoro, insomma, molto. Voi state perdendo una scena bellissima, ve lo dico, è qualcosa di straordinario. Sì, e però in realtà si trovano ingannate in questo giro losco. Si può dire losco? Come si può dire? Forse è l'unica parola che si può dire. Va bene. Il loro inferno personale. Bravo, Elvio, com'è la cosa? Il loro inferno personale. Comunque, quello che ha detto Alfredo non è per niente vero. Allora, lo dico io il significato della canzone. Allora, ci poteva stare che ci è andato vicino. No, è la storia di una donna che parte dal suo paese per andare a trovare lavoro in un altro, solo che viene ingannata e costretta a prostituirsi e minacciata. Punto. È quindi imprigionata in un inferno, nel suo inferno privato. Questa è la
Alfredo non è d'accordo. Alfredo, no, Alfredo è d'accordissimo perché l'ha detto con altri termini, ci è andato molto vicino, infatti. Sì, sì. Questa è la definizione. Non la possiamo accendere come risposta. Non la possiamo accendere. Va bene, allora ascoltiamo sempre gli After Work, My Private Hell. Alfredo, sempre in tema parliamo, ne stava parlando dell'importanza della ragazza che gli fa il sound check. Spiegaci un po' questa cosa. Ma cosa? Ci ha rinunciato, come? Sì, diciamo, sì, sì, no, il sound check no, però se, non ancora, diciamo così. Ma la però sto istruendo. Siamo per strada. Sì, 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 la sto istruendo, è giusto un tempo. Le fai suonare il Charleston, sì, sì, finirai su quella strada. Manca, ci cosa siamo manca? Quasi, manca. Manca? Manca giusto quel tanto per poter fare anche il sound check. È la mazzata che è la mazzata. Dopodiché siamo al completo. Suona lei. E quindi tu puoi non andare più. Però poi non avresti il gruppo, cioè non c'è più chi intrattenere se non vai. No, mi metto vicino a Elvio con un microfono di scorta per fai il controcanto. Intrattenimento tra un pezzo e l'altro. Magari do la spiegazione dei pezzi. Racconti una barzelletta. Guarda, ci manca solo la tua barzelletta. Dopo la voglio, però, la barzelletta. Sì, ok, però dopo, perché me la devo un attimino studiare. Pensaci. Okay. Pensa anche che la fascia protetta inizia alle 22, quindi deve essere una barzelletta pulita. Al massimo col doppio senso, però non esagerare. Ok, allora facciamo sì. La dico. Però ci pensi. Alle 22.05. No. Poi ci devi pensare. No, vogliamo la barzelletta seria, fatta come si deve, fatta a mestiere. Molto bene. Continua ad arrivare panico giù dalla finestra. Dopo. Voi avete le macchine giù. Sì. Poverini. Parcheggiate in diagonale. Approfitto di questo momento della diretta per salutare la signora della lavanderia di Frunze che gentilmente mi ha detto qual era il numero del parcheggio, perché da terra qua non si vedevano le cose, però no, questo qua è 40, mi ricordo qua. Vabbè, però, e quindi la signora sta ancora apprezzando. Grazie signora. Avete ascoltato? Ormai la sto prendendo a vizio, ma mi sto divertendo. Vabbè, approfittiamo, torniamo un attimo seri di nuovo per parlare un po' di quest'ultimo pezzo. Mai Pravettella, avete ascoltato? Ma c'è il potere il bassista, sì. Cioè. Dopo un po'. Mai Pravettella, che avete ascoltato, appunto, di chiara influenza grunge, accordi, diciamo un ritornello con accordi distorti e delle strofe invece impulito. Queste di chiara influenza grunge, appunto, ricordiamo i classici Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. E a differenza, appunto, dei pezzi precedenti che magari hanno un'impronta più pesante, prendi appunto Work, Spend and Die. Diciamo, magari che può rimandare al metal, al heavy metal. E questo è tutto. Cioè, è partito Cristiano. Cioè, era partito, poi si è perso per strada. Cioè, si è fermato, ecco. Cioè, come ha detto tutto. È rimasto deluso. Ha buttato fuori il fiato. È finito già. Ah, sì. Diciamo del commento che ci seguono dalla strada. Ah, sì, sì, dillo te direttamente. No, ditelo voi. Ci stanno seguendo dalla Slovenia. Addirittura. Ma sono fan slovene, italiani che stanno in Slovenia. Chi news, sono? Anza. Aspetta, che ci abbiamo. Ovviamente qua non ci facciamo anche niente. Cioè, secondo solo. Perché non è che possiamo. Mica cotica. Se riuscissi a scrivere in italiano corrente, attenzione, ci abbiamo la notizia. Eccola qua, pronti? Vai. News. E notizia straordinaria, Claudia dalla Slovenia, gli Aftervo spaccano fino in Slovenia. Applausi ragazzi, dai. Applausissimo, ci vuole proprio il. Da domani faccio il mega applauso proprio. No, a parte che ci stanno. Claudia. Grazie Claudia. No, il bello che. No, a parte gli scherzi, veramente. No, non è uno scherzo questo. No, ultimamente stiamo avendo successo in Messico, in Slovenia, e ci stanno ascoltando da un bel po' da tutto il mondo, che ci fa onore. Forse solo da tutto il mondo ci ascoltano. No, il che ci fa piacere.
questa è anche la nostra scelta dello scrivere. Arriva una notizia dal fondo, ripeti i numeri. Allora, io di scarpe c'ho il 43, tu che c'hai? 43 anch'io. 42, poi? 42. 47. 17. 17. Ok. Il riferimento con le fa invece era altro. Vabbè, allora, se volete dar fastidio in diretta, SMS o messaggio WhatsApp o messaggio Viber al 388 738 6636. Ripetiamo per chi chiama da fuori Caserta. No, niente, dalla Slovenia. 388 738 6636, oppure telefonicamente allo 0823 32 78 71. Mo se non mi chiama, ma non arriva un messaggio, chiamate in diretta, rispondiamo. Alfredo, vi offriamo Alfredo a soli 50 euro, mettetici a dura prova. Alle prime 10 telefonate regalerò la batteria Inox 1810 in acciaio Inox con Giorgio Mastrotta vicino a fianco. Con cambio scena, me la porterà Giorgio Mastrotta a casa in diretta. Il telefono regaliamo l'EP, un pacchetto di Marlboro. Regalate quante primo pacchetto di Marlboro. Visto che regalate l'EP, quante EP regalate? Il primo che chiama regaliamo l'EP. E poi al secondo il biglietto per il concerto. Al primo l'EP, al secondo gli date l'EP. Al terzo boh, Alfredo si è scioccato nella battuta. Dicevo al primo l'EP, al secondo l'EM, poi ci sono le N. Sì. C'è anche le Q. Fino alla Z, ok. Che ha fatto il Napoli? Che ha fatto notizie nel frattempo. Allora aspettiamo questo fans o questa fans che o questi fans che chiamano e magari chiederanno proprio della batteria Inox 1810. Oltre l'album, andiamo proprio in un futuro futuroso, sì. Mi piace l'idea futuro futuroso. Progetti più grandi, più ampi, più belli. Sanremo. No, niente Sanremo. Anche perché non pensiamo di non far parte di quella categoria, cioè di quella categoria, no che sia brutta, però è in genere nostro, è tutt'altro, cioè non ha nulla a togliere agli altri musicisti, però penso che noi siamo classificati in altre categorie che Sanremo non ci vede, anche perché la scelta di scrivere proprio testi non in italiano ma appunto con un panorama più internazionale è totalmente quindi differente. Il vostro obiettivo, cioè, essere ospiti internazionali a Sanremo. Sì, andiamo lì proprio. Anche che potrebbe succedere una cosa strana, perché Sanremo lo fa. MTV Music Awards, questi sono i nostri. Ma sì, insieme a Lady Gaga. Però questo successo del Messico arriverà un po' di reggaeton, chi lo sa. Influenze caraibiche. Ringraziamo Zona Indie, appunto, che ci ha selezionati tra tanti gruppi, perché si può ascoltare tranquillamente anche sulla nostra pagina, che abbiamo messo il podcast della trasmissione. Siamo l'unico gruppo italiano, poi c'è un altro inglese, tutto il resto è indie messicano, quindi si può ascoltare sulla nostra pagina. Sono arrivati a voi Afterwork, sì. Infatti dice Cristiano Febbraio. No, ringraziamo. Sono qui, si è intervenuto in diretta, fatto, quindi con loro. No, ci hanno fatto una presentazione del materiale e tutto, e quindi hanno fatto una buona presentazione del nostro album. Poi ci contatteranno e noi faremo un'intervista. Farete questa lunga tournée in Messico? Ma sì, noi ci stiamo preparando. Sarebbe padroni della lingua. Sarebbe una grande le canzoni più ascoltate dei peggiori bassi di Caracas. Però quello è Venezuela, non è Messico. Sei un po' lontano. Vabbè, faremo anche la seconda parte del tour in Venezuela. Quindi no, sarà una bella esperienza. Dopo mo ci vuole Rossa Ramazzotti, Tiziano Ferro, Cristiano Malgioglio, anche Afterwork, voi farete successo in... Oddio, dopo Malgioglio. Oddio. Dobbiamo farci sempre il ciuffo. Quello è maionese. il chitarrista vedrebbe bene il ciuffo, guarda. Ti potresti fare lo sciatuscio, come stai? Sì, il prossimo c'era un pezzo che si chiama Sciatuscio nell'album. Non vuole parlare, niente. Si guarda strano il microfono. Sì. Ah, e quindi le nostre prospettive future è quella appunto di suonare
quest'anno, oltre che nella nostra terra, la nostra regione ben amata Campania, ma anche di andare fuori, appunto, come stavamo dicendo prima, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, abbiamo vari contatti e stiamo aspettando appunto di chiudere le date e poter fare un mini tour italiano. Beh, comunque siete richiesti, comunque inviando la demo, questi avranno già ascoltato qualcosa, vi vogliono, infatti, è positivo. Ringraziamo in anteprima, quindi, e poi dopo speriamo che oltre l'Italia ci sia anche qualche buona iniziativa anche all'estero. Noi puntiamo all'Ungheria per una bellissima estate, però oddio, il percorso è un po' lunghetto, noi aspettiamo e speriamo di poter raggiungere anche quei traguardi. Quindi queste le nostre prospettive sono queste qui. Senti, qual è il vostro pubblico? Com'è un po' il vostro pubblico? Ma il nostro pubblico, allora, vedendo un po' dalle varie statistiche, abbiamo un pubblico che comunque va dalla fascia d'età dai 25 ai 35, quindi questo è quello che ci ascolta, appunto. Quindi c'è il bassista che è fuori pubblico, praticamente. È fuori pubblico, lui infatti si siede. Sei fuori range d'età. Sì, fa l'alternativo. Anche. No, e quindi abbiamo appunto per... appunto la scelta, la formazione che è abbastanza variegata, cioè dal ventenne Cristiano al trentenne Luca, abbiamo appunto una fascia di età abbastanza ampia, quindi non è che ci soffermiamo solo ai trentenni. Quindi anche il pubblico è un po' così. Sì, il pubblico, oddio, non prendiamo la fascia forse dei quindicenni e sedicenni, anche se qui là potrebbe rivoltarsi anche quello. Viene questo giro pop? Ah, certo. Non lo so, e dopo Alfredo è d'accordissimo, Alfredo, papà, Alfredo sì, pop. No, noi, l'importante è che ascoltano, che piace, ovviamente la nostra è una musica appunto inedita, quindi d'ascolto, non è inizialmente, non è cioè che tutti quanti vengono ai nostri live e cantano, beh, oddio, sarebbe una bellissima soddisfazione, si però spogliano, no, vi lanciano le cose, no. Per adesso questo è il nostro pubblico e noi fa piacere quando vengono e ascoltano con il giusto clima. Quindi si cerca di creare quell'ambiente. Sono arrivati due smsmss. Vediamo smsmss. Non vi avevo mai sentiti, complimenti grandi, aspetto vostri live, è un telegramma, non vi avevo mai sentiti, complimentoni grandi, aspetto vostri live, Alexandra. Grazie. Cioè, perché c'è stato uno starnuto, cioè il chitarrista ci sta abbandonando. Chi è stato? Uno starnuto. Ma Alfredo la vede, cioè, ma c'era il 3x2 il giorno dei batteristi, cioè, come non lo so. L'avete preso a un chilometro zero, come si brick e brac. No, ci scusiamo con Alessandra, non saluto, non per l'anno. Con Alexandra, nulla di dire contro di te. Poi, se vuoi picchiare Alfredo, chiamaci. Il suo numero di casa. E poi abbiamo un altro schmismus. Vediamo. Un altro schmismus. Che è buona musica e risate, un ottimo modo di iniziare la serata aspettando i live. Faccina Roberto. Ok. Ciao Roberto. Roberto, ovviamente, e Alessandra e Claudia, seguiteci comunque sulle nostre pagine Facebook, che Afterwork scritto, scritto oppure poi potete anche vedere le varie notizie che mettiamo su Twitter, basta scrivere. Ah, breve sarà pubblicata un Cristiano video. Guarda, io l'ho scritto minuscolo. Un Chris video. Vi posso dire che scrivendolo minuscolo uscite lo stesso. Siamo usciti? Sì. Facebook ci ama. No, ma lui lo dice per fare colpo. No, è vero. Sì, no, quello prima. C'erano anche gli Afterword, però non gli Afterword, sì, hanno il dopo scrittura. Ecco qui, avete addirittura 622 mi piace. Sì. Niente di meno. Tutti dei no. Però e 11 ne parlano, non sappiamo se bene o male, l'importante ne parleranno. E che ne parli? Sì, ogni tanto facciamo i commenti. No, poi abbiamo comunque molte. In totale siamo sui 900, sì, 900 persone che ci seguono. Che non è male per un buon inizio, quindi su Twitter ci potete cercare anche su chiocciola Afterwork Band col trattino basso, Afterwork trattino basso Band. Senti, come si fanno a mettere le mani sull'EP? È solo in digitale, in distribuzione, oppure allora, avete fatto anche in distribuzione? Nei prossimi live avremo il bancarello. Ah.
quindi lo distribuiremo tranquillamente. E poi fuori in live c'è il CD masterizzato. C'è il masterizzato che lo vende Alfredo e Cristiano sulle bancarelle di Napoli e Caserta. E ci stiamo attrezzando anche per zona Salerno, eccetera. No, scherziamo. Oppure potete scaricare e mediante invece piattaforme digitali su Bandcamp. Quindi basta accedere al sito e scrivere Afterwork e trovate il nostro EP Walk Spend and Die alla modica cifra di 5 euro tutto l'album, oppure 1 euro a singola traccia, perché se vi piace soltanto The Choice o quello che è, potete scaricarla singolarmente e pagate soltanto 1 euro. A noi fa sempre bene. Ci sta. Sono 5 brani, 1 euro a brano sempre. Se decidete di prenderne uno, poi prendete anche le altre. Ah sì, sì. Anche perché se le prendete tutte e 5 vi arriva anche la copertina. Vi arriva il cartonato di Alfredo a casa. Vi arriva la copertina. La copertina che qui possiamo dire, il front l'ha fatto Elvio Iodice. E il retro invece abbiamo anche qui l'ospite d'onore. Prego. È timida. Francesca, che ha fatto il retro copertina. Che non si vede online. Francesca Scotto. Per gli amici. Le retro copertina non si vede. Solo se acquisti. Ma il pullman, perché questo bus bruciato poi in copertina? Questo è il CN1 Caserta Napoli. Mi dicono il genere. C1N Caserta Napoli via Caivano. Che noi salutiamo. È stato bruciato. Salutiamo Ivan, che c'è anche scritto a pennarello Ivan in bassa destra. Abbiamo scelto il pullman come proprio che il mezzo di trasporto di proprio del lavoratore, no? Che non ha appunto i soldi per la macchina e per la benzina. Quindi quale mezzo migliore se non il pullman devastato da Ivan, vissuto, stracciato, massacrato. E c'è anche una foto stile Tokyo Hotel qui sul sì, questa è stata la prima foto della band. Un esperimento andato a male. Cristiano non si è ben capito perché c'ha un'espressione strana. Sta trattenendo la pancia. Ma sembra un emo giapponese in questa mio Dio, in queste cose. No, ma non sta ancora là quella foto. Questa è la foto più bella. Questa è la foto sempre di Cristiano. Questa è sempre Cristiano. Questi siete ancora voi. Sì. Siamo. Voi che stiamo spulciando, per chi ci sta ascoltando, stiamo spulciando le foto della fanpage. Quanto sono fighi, quanto cantano. Vabbè, questa è qualche live. La serata al centro sociale a Caserta. Ancora una. Che salutiamo. Tutti The Ocean. Ciao centro sociale. Abbiamo tutti i centri sociali. The Ocean, e poi c'è un uccello sul muro. Sì, è un piccione. un piccello. Famoso piccello che poi. Non state bene, cioè, penso questa cosa. Per questo si era capito, penso, fin dall'inizio della trasmissione. Si è capito. Senti, è rimasto un brano che però è un po' particolare. È un brano molto particolare. Molto lounge. Si chiama Electric Flowers. E lascio. E ne parlerà Luca. Ne parla Luca. Possiamo anche già metterlo. Sì, ma in realtà lo possiamo già mettere perché aspettiamo che parta. No, perché è bello parlarci sopra, è particolare. Vediamo un po'. Vediamo, è partito? Sì, un parliamone soft. Aspetta un attimo. Sta partendo, quindi piano piano voglio spiegare questo brano, che in pratica è un soundtrack che noi abbiamo messo nell'album, che diciamo vogliamo mettere in evidenza un momento di relax, diciamo così. E appunto differenzia da tutto l'EP, dai vari brani, e vuole dare proprio il momento di riflessione. Appunto creiamo questo magico momento ambient dove invitiamo alla riflessione, lasciarsi trascinare. Si può usare per fare yoga, si può usare per fare. Sì, volendo sì. Poi nella versione che noi abbiamo lasciato proprio su internet, su Bandcamp, potete scaricarla in versione
completa, perché sull'album è ridotta per motivi. Questa è l'extended, proprio fisico. Quella del. Questa qua, sì, quella. Ah, proprio sei, sì, tranquilla, quindi possiamo tranquillamente parlare. Parlare per 6 minuti e rotto. Sì, se provate a chiudere gli occhi, alzate a manetta, lo stereo. Ovviamente potete... non fatelo se siete in macchina. Cioè... Ah, infatti, perché potreste andare a sbattere da qualche parte. Potrebbe però... essere leggermente controindicativo, infatti, ma giusto un po', cioè non. Prima di ascoltare Electric Flower. Attenzione, attenzione, state ascoltando Electric Flower Extended Track. Ah, questa è Extended. Extended. Questa l'ho ascoltata. Ma proprio che ambiente rilassato, cioè. È proprio rilassante. Vedrei proprio che a Fedez recita qualcosa di Baudelaire. Guarda, cioè. Cosa... Infatti, su questo pezzo pure noi l'abbiamo fatto giusto per dare questo clima di pace, eccetera. Ha riscontrato veramente un bel successo. È il terzo pezzo tra i più ascoltati del nostro EP. Quindi no, questo sicuramente dà una traccia particolare del vostro voler essere sperimentali, sì. Anche oltre l'idea. Oltre l'idea, perché questo diciamo si affaccia più su un ambient, non l'alternative proprio, un chill out, un qualcosa proprio che spazia. Quindi da larga voce a molto più elettronico si sente anche, cioè sì, un po' sì, molta, sì, più influenza. Sì, qua sentiamo maggiormente, anzi solo Valerio, perché questa è una sua creazione proprio di calma. Una sua malattia. Sì, abbiamo detto Valerio, rilassati. Cioè, secondo me si è ispirato ad Elvio mentre scriveva i pezzi a casa sua. Sì, infatti, lui cazzeggiava scrivendo parole a caso, io facevo questa cosa. Lui creava questo. Tu creai questo. No, ovviamente c'è un microfono, se vi microfonate. Ma è nato il pezzo perché lui cazzeggiava o lui cazzeggiava perché è nato il pezzo? E qua diciamo le opinioni. Secondo sì. Me è un mix. Sì, sì. Cioè, i paparazzi. C'è un po' di questione anche sulla stampa, se lo sono sì. Chiesti un po' tutti. Sì. Chi segue il gossip? Infatti c'è il sito che è AfterLeaks, dove trovate dove trovate tutte le notizie che non dovreste trovare, quindi... i video, le foto inedite di AfterLeaks. Come? Pornati, stanno nel mondo del porno. Mi stanno lanciando. Ma nel frattempo siamo quasi in chiusura, ma questa barzelletta, Alfredo, c'è o non c'è? Non ci ho pensato. Dai, dopo Electric Flower. Ah, no, ma ci stiamo parlando sopra, perché sennò. Porca miseria. Allora un attimo solo, perché ho bisogno un attimino di concentrazione. Di concentrazione. Puoi andare in bagno. Cioè, secondo me. Le opzioni ci sono. Senti com'è bella. Eh sì, proprio rilassa, proprio, cioè uno dormirebbe in radio, guarda, sì. Cioè, si mette qui con sta musica nelle orecchie. Proprio... c'è il momento. Il momento ispira insomma. Proprio alla gara. Senti, quindi prossimo appuntamento in zona, niente ancora, sa, non... Lo diremo la settimana prossima. Quindi vi seguiremo sulla pagina Facebook. Sulla massima Facebook. Facebook. Sulla pagina faccia il libro. Ma sono arrivati altri SMS. Sono arrivati altri no. Invece no. Invece no. Invece no. Siamo rimasti sempre a Roberto. Cosa potete dire? Volete dire a Roberto e ad Alexandra che vi stanno seguendo? Vale. Alexandra è meglio se ci parlava lei. Ah no, quindi sono volti noti. Vabbè, appunto, questo è il nostro sound, questi siamo noi. Sì, questa è piaciuta la nostra musica. Molto inizio pop, sì, esatto. Questo è il nostro sound, sembra una canzone d'addio. Sì, questa è la chiama, richiama molto questa Electric Flower. Un congedo. Sì. E beh, ragazzi. Se vi piace il nostro sound, ascoltateci, insomma. Cioè, grazie ancora per il supporto e per averci sopportato e supportato. È sempre bello vedere che la gente si avvicina sempre di più alla musica indipendente, soprattutto in questo periodo di crisi. Per noi è una grande soddisfazione davvero vedere che comunque ci sono comunque persone che ci credono oltre a noi.
e altre persone che ci seguono e, insomma, ci danno comunque, c'è comunque la forza di continuare e ci infondono comunque la carica che è importantissima. Senza di quella non esisterebbe la musica. Grandi, sì, dai. Io ci credo quando dico queste cose. Vogliamo dire un'altra cosa, che il CD è autoprodotto. Che è una cosa, ci siamo fatti in quattro. Poi ringraziamo anche la Upland Studio che ci sta ascoltando, quindi al Bartolomeo, che ha fatto appunto il mastering per quanto riguarda l'EP, quindi noi lo ringraziamo in diretta. E poi invito anche a chi vuole credere insieme a noi al progetto e quindi vuole darci anche una grandissima mano a farci arrivare anche oltre il Messico, non lo so che cosa ci sia. In Antartide. Il festival antartico della canzone indipendente. Sì, no, e ovviamente siamo alla ricerca comunque di etichetta indipendente, appunto un'etichetta che ci dia il giusto valore e potenza nel farci ascoltare. Nel frattempo abbiamo interrotto, si è fermato, abbiamo finito Electric Flowers. Non è così extended, c'è qualche secondo di bianco. Sì, è imbiancato. L'avete fatto un po' sbiancato. Si è imbiancato, dai. Adesso tutti a cercare quelli che praticamente hanno fatto il mastering. Oh, ma che lascia di secondi di bianco? Io ti ho pagato a secondi. Quindi... Cioè, poi dire ti ho pagato a secondi, cioè un giorno la fetta di carne, un giorno il pesce, un giorno la frittata, cioè, sempre così. Senti, prima di poi, giusto per prenderci una pausa per lanciare uno spot e poi per tornare qui dei saluti, volendo mettere adesso un brano che un po' vi può rappresentare, un brano non vostro. Per Gem. Lo vogliamo mettere... Alive, dai. Vediamo un po', adesso andiamo a fare queste interrogazioni in regia. Prima non c'è. Ma non mi meraviglierei, però vediamo un po'. Pearl Jam. E infatti, vediamo, ragazzi, vediamo. Non c'è. Va bene, però c'è. No! No, aspettate. Lo prendiamo attraverso le altissime tecnologie. Yeah. Vediamo subito. Vedete qua, risorse Alive. Eccola. Pearl Jam. Eccolo qui, addirittura l'abbiamo trovato, perché la nostra regia non finisce mai. Un secondo soltanto che si attrezzi l'attrezzo. 5 secondi di pausa, 4, 3, 2, 1 e possiamo andare. Allora, presentatevi questo brano proprio. Perché questo brano e perché... Appunto, una delle nostre più grandi influenze è il grunge. Io personalmente mi rivedo parecchio appunto nei Pearl Jam, nel modo di suonare, e questo è uno dei loro pezzi più significativi. Va bene, allora ascoltiamo Pearl Jam Alive e tra qualche minuto qui allora, torniamo, ultimi secondi, altri ultimi minuti prima di andare via, ci siamo anche allargati e noi siamo in attesa della barzelletta di Alfredo. Aspetta, mo vediamo un po' che vuoi, un sottofondo romantico, come lo vuoi? Sì. Romanticissimo? Ambient, aspetta, mettiamo proprio romantico. Ecco, perfetto. Quindi su questa musica romantica ci apprestiamo a sentire la barzelletta. Di Alfreduccio. Allora, Alfreduccio. Come in tutte le barzellette c'è un capitano di una nave che insomma si appresta a salpare col suo equipaggio, insomma tutto il necessario, attraversa tutto il mare così e arriva al porto inglese dove l'attende il capitano inglese. Chiaramente il capitano esce dalla cabina di pilotaggio, insomma di si affaccia, si rivolge al capitano inglese così: oh Tashim. Il capitano inglese non capisce, lo guarda un po' così, dice what? E lui dall'altro lato: Ashim. Ha.
avete ascoltato una tristissima la barzelletta di una delle barzellette più tristi che abbiamo. Luca sta morendo praticamente. Cioè, sta tentando, sta già pensando al nuovo batterista, esatto. Praticamente. Ma mentre parliamo, dovuti i Beatles avevano anche. Sei un batterista, Radio. Sei un batterista, vuoi suonare con gli Afterwork? Contattaci. Vediamo se qualcuno, per esempio, per sbaglio, tipo ha sbagliato il numero, ha mandato un messaggio, perché può succedere. Niente, altri non ci stanno, su, né su WhatsApp, niente, non vi vuole nessuno, né su WhatsApp né su Viber. Ma che è Viber? Non sai cos'è Viber? Beata ignoranza. Niente, 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 nessuno vi vuole, nessuno vi cerca, nessuno vi ama. Allora, come salutiamo i fans adesso? In chiusura, cosa volete dire ai fans? La cosa che voglio dire a tutti quanti, non solo ai fans, non fans, a tutti quanti, genitori, amici, parenti. Un grande ti amo, ti amo. Un forte ti amo. Venite tutti quanti, fittate i pullman e venite tutti quanti a tutti i nostri live. Mo che sia sotto al vostro palazzo, là non c'è bisogno del pullman, però insomma nei posti un po' più dislocati male, insomma, del resto del mondo, fittate il pullman, l'aereo, venite a tutti quanti, perché in ogni live ci sarà una sorpresa diversa per tutti quanti voi. Addirittura? A tutti quanti, tutti quanti. Quindi qualche volta offrite la cena? Sì, volta. Sì, la cena, le birre, proprio come se piovesse. Va bene, torniamo al boss. Allora, come ci vogliamo salutare? Appuntamento a tra quanto con l'album? Allora, con l'album noi speriamo, diciamo un gennaio, diciamo inizio 2014. Però non diamo date, niente. Speriamo adesso che vanno bene live e che comunque riusciamo a crescere di pubblico e che ci sia passione da parte di tutti nell'ascoltarci. Organizzeremo pullman, gite, con noi ci si ascolta, ci si viaggia, cioè si va da tutte le parti. Se qualcuno veramente vuole venire in Toscana, dove andiamo, non c'è problema, vediamo di organizzarci. Guarda, la radio cercherà sempre di esserci, esservi vicini, noi ci mettiamo a disposizione, anzi adesso facciamo alla fine il regalo di Radio Alce, perché l'abbiamo fatto con tutti, anche gli emergenti, noi mettiamo una canzone in media rotazione, quale vogliamo mettere? Quindi avrete occasione di farvela sentire tutti. Benissimo. Gli amici nei prossimi mesi. Noi diciamo My Private Tale, perché anche da alcune riviste hanno detto che questa è una canzone che spacca, è una canzone che se ascoltata da qualche cioè se eravamo sotto contratto di qualche major, era un pezzo veramente veramente virale. Siamo all'inizio, quindi può essere un pezzo veramente trascinante, e poi faccio vedere che aumenteranno anche gli ascolti di Radio Alce, e quindi da stasera, da subito dopo la mettiamo in rotazione, quindi i vostri fans potranno ascoltare la vostra canzone. Saluto finale, un giro di voci, sì, che volete dire? Ragazzi, grazie mille, qui è Elvio che parla, e continuate ad ascoltare musica indipendente. Ci vediamo ai live? No, vale, devi parlare, non ci interessa. Il cesto non si vede in radio. Ciao. 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 Un saluto a tutti quanti. Ciao, dagli Afterwork. Allora. È un forte ti amo. Aspetta, rifacciamolo serio. Il ti amo. Aspetta. Adesso potete farlo, un forte. Ciao a tutti, un forte ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Va benissimo, allora togliamo un attimo l'effettistica. Ok, ritorniamo normale, va bene. Allora ragazzi, ci siamo salutati, abbiamo deciso il brano. Che dirvi, un grande in bocca al lupo e ci vediamo per l'album e per, penso, tanti altri successi. Poi ricordatevi voi di Radio Alce, perché io penso sempre che di strada ne farete. No, infatti, noi ringraziamo tantissimo a te, Girolando. Attenzione, aspetta, attenzione. Gian Rolando. Madonna, ho sbagliato di... Mi sa che la canzone in rotazione non si mette più. No, lo scriviamo. Sulla maglietta. Metteremo la maglietta. La maglietta durante i concerti, scritto sotto la maglietta solo un Gian Rolando. No, lo scriviamo in caratteri cubitali sulla nostra pagina Facebook. Va bene, ragazzi. Ringraziamo Radio Alce. Grazie, è stata una bellissima sera. Infatti si è fatto più tardi con piacere. E quindi veramente spero di riavervi presto qui in radio.
buona serata a voi, buona serata ai nostri ascoltatori. Noi ci vediamo venerdì come sempre dalle 20 fino alle 21.30 qui per Radio Alce Live Summer Edition, con insomma il venerdì, sapete, la nostra serata del cuore, e quindi saranno qui le nostre espertissime consulenti da Giarolando e dagli Afterworks. Buona serata e buon proseguimento con la programmazione di Radio Alce. C'è Radio Alce che bomba, bomba, sopra questa onda, onda, ci regaleremo io e te un raggio di sole, lo sai. È pronta la valigia? Oh! Senza mare, dove andare, sceglieremo una meta che ci bagnerà. Voglio stare sempre in acqua con la bocca salata e salire su una barca che ci porterà. Mentre la musica bomba, bomba, sopra questa onda, onda, ci regaleremo io e te un raggio di sole, lo sai. Mora la bionda, sopra questa onda vedrai le stelle cadere qua giù e noi risalire più su. Tutto il giorno sulla spiaggia correremo tra la sabbia che ci scotterà. Voglio stare sempre in acqua con la bocca salata e baciarsi sulle labbra di felicità. Mentre la musica bomba, bomba, sopra questa onda, onda, ci regaleremo io e te un raggio di sole, lo sai. Mora la bionda, sopra questa onda, vedrai le stelle cadere qua giù e noi risalire più su. Radio Alce, ritmo e simpatia. Radio Alce, emozioni in FM. Radio Alce. Radio Alce.